Buon pomeriggio a tutti, sono Anna Tampieri e oggi vi parlerò di un legno che si è trasformato in osso. Sono un ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche e coordino il gruppo bioceramici in un istituto che si occupa di sviluppare materiali ceramici per applicazioni strategiche, applicazioni nel settore aerospaziale e biomedicale, appunto il mio settore. Il mio lavoro, come tutti i lavori di ricerca che intendano sviluppare innovazione vera, capace di presentarsi al mercato e di reggere le sfide di un mercato globale, necessita di lavorare in grandi team multidisciplinari, dove chi conosce ciò che è tecnicamente possibile, e quindi chimici, fisici, ingegneri, deve stare in continuo contatto con chi invece conosce profondamente il problema. Nel mio caso, clinici, chirurghi, medici, biologi. E a questo proposito, alcuni anni fa, incontrai un mio collega chirurgo col quale collaboravamo in numerosi progetti europei. Aveva una faccia da funerale, gli chiedemmo che cosa fosse successo. Ci disse che era stato chiamato per un'emergenza e una ragazza aveva avuto un incidente in motorino, aveva una tibia completamente distrutta, praticamente esplosa. Ci chiese cosa poteva fare per evitare le procedure classiche che prevedono l'utilizzo di impianti, come per esempio l'impianto di Lizarov che vedete in questa immagine. Questo impianto passa attraverso i tessuti molli e blocca i due monconi ossei, tenendoli a una distanza minima, così che l'osso sia in grado di autorigenerarsi, e distanzia i due monconi in modo da riformare l'intero gap mancante. Naturalmente questa procedura è dolorosissima per il paziente, richiede tantissimi mesi, tempi superiori all'anno. Il paziente deve restare allettato, non può lavorare, non può andare a scuola. Quindi questa tecnologia, oltretutto, ha anche il problema che, passando attraverso la cute e i tessuti molli, molto spesso porta all'insorgenza di infezioni ortopediche, che sono difficilissime da debellare. E quindi molto spesso abbiamo una prognosi negativa, cioè si arriva all'amputazione della gamba e l'utilizzo di protesi artificiali. Questo caso descrive un problema molto più frequente di quello che si pensa. La rigenerazione di grandi segmenti di osso portanti carico, e cioè delle braccia e delle gambe, in effetti è un problema a cui ancora la tecnologia non ha dato risposta, è un problema clinico che non ha risposta. E la scienza, la nuova scienza della medicina rigenerativa, sta studiando da circa 20 anni nuove tecnologie e nuovi materiali per riuscire a produrre impianti adatti alla rigenerazione di questi grandi segmenti di osso mancante. Questi impianti devono essere il più possibile simili al tessuto che si va a sostituire, quindi al nostro osso. Infatti, questi impianti vengono posizionati tra i due monconi ossei e le cellule entrano nell'impianto, lo colonizzano, lo riconoscono come tale e cominciano a digerirlo e ricostruirlo, cioè danno origine al cosiddetto processo di rimodellamento osseo. Alla fine, dopo un certo tempo, l'impianto scompare e al suo posto ci sarà tessuto neoformato. Il mio gruppo di ricerca ed io eravamo senz'altro in grado di riprodurre integralmente la chimica del tessuto osseo, che è un calciofosfato complesso chiamato idrossiapatite. Ma non eravamo in grado di produrre una struttura così complessa come quella del tessuto osseo. Il nostro tessuto osseo ha una struttura caratterizzata da 6 ordini gerarchici di organizzazione, ognuno ad una specifica scala dimensionale, dalla nano fino alla macroscala. Questa struttura è difficilissimo da riprodurre e non ci sono tecnologie ad oggi.
abbiamo tentato con il 3D manufacturing, con lo stampaggio iniezione, tecniche di freeze drying, ma nessuna di queste tecniche è in grado di riprodurre una struttura così complessa, che d'altra parte invece è estremamente importante per le brillanti proprietà meccaniche del nostro tessuto osseo, che è duro ma nello stesso tempo ha un sufficiente grado di elasticità, è leggero e nello stesso tempo è tollerante ai danni e alle fratture. Se la nostra cellula non vede un impianto così organizzato, non è in grado di riprodurre, rigenerare un tessuto neoformato meccanicamente competente, ma produce soltanto un osso disordinato che non ha proprietà meccaniche, quindi inadatto alla rigenerazione di gambe e braccia. A questo punto non avevamo soluzioni. Mentre navigavo nel web per studiare le strutture naturali, mi sono imbattuta in bellissime immagini tratte dalle Metamorfosi di Ovidio, dove ninfe avevano estremità trasformate in alberi per sfuggire all'ira degli dei, o viceversa, alberi avevano estremità umane. E quindi fui folgorata dall'idea che in effetti la natura poteva fornirci qualcosa di molto simile al nostro tessuto osseo, il legno. Il legno in effetti ha le stesse funzioni del nostro osso, funzioni di sostegno e funzioni di trasporto dei nutrimenti dalla terra fino alle parti più alte della pianta. Il passaggio dalle Metamorfosi di Ovidio alla trasformazione biomorfica è stato breve. Quindi abbiamo cominciato a studiare tutti i legni per trovare quello che più mimava il nostro tessuto. Alla fine abbiamo trovato un legno della famiglia del bambù, il rattan, un legno che è perfettamente sovrapponibile alla struttura gerarchicamente organizzata del nostro osso. Le immagini mostrano la perfetta similitudine della struttura a canali lamellare del nostro osso e abbiamo iniziato a studiare come trasformare chimicamente questo legno per mantenere la sua struttura, ma trasformarlo chimicamente nell'idrossiapatite. Siamo partiti da un processo di carbonizzazione in alta temperatura, in assenza di ossigeno, e quindi abbiamo ottenuto un rattan carbonizzato, perfettamente identico strutturalmente, e attorno a questa struttura di carbonio, attraverso infiltrazione di gas reattivi, abbiamo cambiato la chimica. Prima introducendo il calcio, ione fondamentale per il nostro osso, e poi arrivando quindi alla trasformazione di un calciofosfato complesso, cioè l'idrossiapatite. Naturalmente abbiamo usato gas allo stato supercritico per riuscire a facilitare la permeabilità e la reattività dei gas. A questo punto passo il testimone a Lorenzo Pradella, l'amministratore delegato della startup che cura l'industrializzazione di questo progetto. Grazie Anna. Poter offrire ad una ragazza con una gamba distrutta da un incidente in moto la possibilità di evitare una probabile sequenza di interventi chirurgici con lunghi tempi di guarigione, ma di poter addirittura tornare a camminare non solo sulle proprie gambe, ma sulle proprie ossa ricostruite, utilizzando qualcosa già esistente in natura? Come ha detto Anna, questo sembra e sembrava essere solamente un sogno. In effetti, già Albert Einstein ci disse che qualunque cosa noi immaginassimo di fare, molto probabilmente la natura aveva già provveduto ad inventarla. E in effetti abbiamo esempi che ci permettono di comprendere come questa via, che è la base come concetto della biomimesi che Anna ha così brillantemente illustrato, sia effettivamente percorribile. Il velcro, ad esempio, è stato inventato prendendo ispirazione dagli uncini del fiore della bardana e fu brevettato nel 1941 da Georges de Mestral. Analogamente, la progettazione del East Gate Building Center di Harare nello Zimbabwe ha preso ispirazione dalla mimare la capacità di autoraffreddamento e ventilazione dei termitai africani.
Esplorare e comprendere le strategie della natura ed impararle ad adattarle e utilizzarle nel risolvere problemi quotidiani è il processo e la via che, unitamente allo sviluppo della biodiversità e dell'ecosostenibilità, permette di creare opportunità anche di crescita delle comunità locali. Ed effettivamente questo è il viaggio che abbiamo avuto l'opportunità di intraprendere nello sviluppo di questa tecnologia innovativa inventata da Anna e quindi nella possibilità, partendo dal rattan, che vedete nelle mie mani, di ottenere un nuovo materiale che sia effettivamente adatto ad essere impiantato chirurgicamente nei pazienti per poter ottenere quel risultato che si ambiva e si sognava di poter raggiungere partendo dal caso della ragazza con la gamba distrutta dall'incidente in moto. Il rattan ha delle proprietà uniche e tra queste, come è stato sottolineato, la robustezza e la flessibilità. Ma quanto queste caratteristiche ricordano le caratteristiche delle nostre ossa? E quanto anche noi durante la nostra vita vorremmo molto spesso essere robusti ma flessibili nella nostra vita quotidiana. Il nostro sostituto osseo 3D quindi non solo beneficia della migliore chimica possibile in grado di riprodurre la composizione della matrice dell'osso, ma anche di ciò che mamma natura ci ha donato attraverso il rattan, quindi un'architettura interna e una struttura unica in grado effettivamente di offrire la possibilità di un processo rigenerativo una volta inserito nell'organismo. E durante lo sviluppo preclinico abbiamo avuto modo di mostrare e comprendere come effettivamente questo possa avvenire e come questo materiale venga progressivamente riassorbito e permetta di non solo ricostruire la porzione mancante, ma anche e soprattutto di avere un processo di ossificazione, mineralizzazione e remodeling in grado di ottenere un osso funzionale con caratteristiche naturali. Stiamo completando un importante studio clinico presso l'ospedale dell'Università di Leeds in Inghilterra, eseguito dal professor Peter Giannudis, dove innesti superiori a 3 cm nel bacino stanno conducendo ad un risultato che evidenzia quanto appena descritto abbiamo ottenuto nello sviluppo preclinico del prodotto. Ma siamo partiti dal rattan e quindi torniamo al rattan, questa pianta rampicante, questa palma rampicante che cresce prevalentemente in paesi del sud-est asiatico e dove rappresenta una fonte di ricchezza per alcuni di questi territori, ad esempio per l'isola di Sumatra in Indonesia. Tutti i paesi produttori di bambù e rattan sono raggruppati in un'associazione denominata IMBAR, International Rattan and Bamboo Organization. E grazie alla collaborazione con la Task Force del Rattan, stiamo cercando di sviluppare una collaborazione che auspicabilmente ci porterà alla realizzazione delle cosiddette sustainable plantation, cioè piantagioni sostenibili, che avremo l'ambizione di far diventare la fonte principale di questa materia prima per la realizzazione di questo innovativo materiale su scala globale. Questo ci permetterà di approcciare questo sviluppo di business attraverso un'economia ecosostenibile che possa offrire anche opportunità di crescita ai territori dove la nostra materia prima viene effettivamente prodotta e realizzata. Innovazione dirompente, o per meglio dire disruptive technologies, questo concetto che ci porta a sviluppare tecnologie innovative ma senza dimenticare biodiversità, ecosostenibilità e opportunità di crescita sia culturale che economica per i territori coinvolti all'interno di un processo, all'interno del processo di un prodotto o, allargando la visione, a livello globale. E questo ci porta e ci riporta all'inizio del nostro viaggio, laddove scienza, visione, tecnologie e innovazione si sono unite per, attraverso una visione che portasse a trovare un'innovazione ad un bisogno clinico di quella ragazza che aveva subito un trauma così violento da distruggergli una gamba. Bene,
Le abbiamo raccontato una storia che sembra quasi un miracolo. In realtà è una tecnologia alla frontiera dell'innovazione. Inoltre ci fa capire come la sinergia uomo-natura abbia un potere ed un valore veramente molto grandi. Questo approccio innovativo apre scenari completamente nuovi nel mondo scientifico e per di più ha le caratteristiche, come ci ha spiegato Lorenzo, di essere ecosostenibile e segue addirittura i dettami di una blue economy che va oltre i concetti della green economy, cioè non solo riduzione delle emissioni negative, ma addirittura zero emissioni o segni negativi. E questo è quello che il nostro progetto fa, poiché parte dalla natura per tornare alla natura, passando attraverso l'uomo con emissioni zero.